e mi costringe ad abbandonare casa come se fossi uno sfollato, un abusivo, aggiungo io, una casa costruita di recente, ultimata da pochi anni, per cui in brevissimo tempo ci ritroveremo in mezzo a una strada, perché poi a casa mia ci abitano anche due genitori molto anziani e non sappiamo i tempi, non sappiamo nulla, siamo praticamente, ci è piombata addosso tutto questo in pochi giorni appena dopo Natale. E non sappiamo che fare, siamo disperati secondo me, oltre a tutti i danni che subirà il paese di Manoppello, perché sarà un disastro per l'intero paese, per noi forse un po' di più. Signora Anna Maria Blasioli è proprietaria di un edificio plurifamiliare che verrebbe completamente buttato giù. Sì, rimarrebbero parecchie famiglie fuori. Edificio di frutto di 3, 4, 5 generazioni, non di una sola generazione, un mattone sull'altro. Le generazioni sono privati anche di qualche alimento per mettere mattone su mattone. Anziani ultra novantenni che verrebbero cacciati dalla propria abitazione con conseguenze fisiche e psicologiche. Bambini costretti a cambiare scuola, costretti a cambiare paese, perché non c'è più terreno qua per costruire ed ospitare tutti i proprietari e gli inquilini delle case abbattute. Sono tante, non ci sono terreni, sono costrette a cambiare scuola, a cambiare tutto, e questo è un disagio enorme, è un terremoto artificiale, non naturale. Signor Franco Di Marco, una palazzina, 10 appartamenti più un'attività commerciale che dà lavoro anche a diverse persone, tutto questo sarebbe cancellato in un attimo. Sì, esatto, io sono d'accordo con le altre persone, tutto quello che hanno detto. È veramente una cosa disastrosa, specialmente per le persone direttamente coinvolte nell'abbattimento. Io faccio parte di queste persone. Nella mia attività lavorano 5 persone assunte, di cui mio figlio con due bambini piccolissimi, uno di 3 e un altro in attivo fra qualche giorno, e praticamente staremo fermi, cioè che cosa dobbiamo fare noi? Come faremo per vivere? Io e mio fratello, proprietari di una bifamiliare con annesso un bilocale dei miei genitori molto anziani, saremmo, secondo loro, saremmo espropriati. Non sapremmo chiaramente dove andare. I miei genitori che si avvicinano sulla novantina, entrambi disabili tra l'altro, cioè per noi è stata una doccia fredda, dall'oggi al domani sentirci dire vostra casa sarà, addirittura stavamo andando avanti un progetto per la ristrutturazione del 110%, ad un certo punto l'ingegnere ci dice alt, dobbiamo fermarci un attimo perché qui la casa vostra è in demolizione. Vengono 6 ingegneri a devastare una comunità che è stata fino a mo' tranquilla, non c'è stato scempi di nessun reato o di qualsiasi natura, non ci si può stare, perché da quando si è saputa, dal 1° gennaio, non si dorme più, non si vive più. Io ricorrerò a qualsiasi cosa, le ultime forze che mi rimangono, questa. Vogliono la guerra sia da parte mia, da parte mia. Io ce la metto la faccia, ce la metto. Io lo conosco quell'ambiente perché ho fatto il ferroviario e stavo nell'ambiente di loro. Allora dico una cosa, i migliori se ne devono andare. Pensi in che mani stiamo? Abbiamo investito tutti i soldi che avevamo per una questione, un'abitazione un po' grandicella che poteva raggruppare tutta la famiglia, poteva raggruppare. Queste autorizzazioni sono arrivate tutto e adesso... Tutto, il fabbricato è stato fatto, manca soltanto pochissimo, che solo che dicevo a lui, già abbiamo dato dei soldi d'anticipo a chi ci dovrebbe fare i lavori. E rischiate di perdere tutto? Rischiate di buttarci in mezzo alla strada, senza soldi, senza casa, senza niente. Ma io mi lego un pilastro là, non me ne vado da là. Perché io alle 4 della mattina stavo là la mattina, tutte le mattine per poter realizzare questo affare qua. Non me ne vado io da là.
Questa è solo una parziale rappresentanza di tutti coloro che a Manoppello si vedrebbero espropriati dei loro beni immobili per consentire la realizzazione del complesso progetto di potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma, opera, ben inteso, assolutamente necessaria per il sistema infrastrutturale della nostra regione, ma che andrebbe pensata decisamente meglio, in modo meno impattante per un tessuto urbano che non riguarda solo Manoppello, ma anche Chietiscalo, Brecciarola, Alanno e Scafa. Si è costituito un comitato, il CONFER, ed un altro più istituzionale, rappresentato dai sindaci interessati e capeggiato dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Insomma, una grande mobilitazione che sta facendo pressione nei confronti del gruppo di ingegneri dell'RFI, fautori di un progetto a dir poco devastante per una vasta area. Ermola Stolfo, portavoce di Confer, situazione paradossale per tanti punti di vista, abbiamo sentito i cittadini, veramente storie incredibili. Che cosa accadrebbe qui a Manoppello? Accadrebbe che un'intera collettività andrebbe ad essere separata in due, anzi in tre parti. E quindi ci sarebbe uno scollamento non soltanto sociale ma anche socio-economico. Immaginate che servizi potrà avere questa comunità senza una viabilità idonea, e quindi immaginate voi Manoppello Scalo e la città di Manoppello intera senza servizi TUA, panoramica, eccetera. Quindi questa è la base, la scuola, l'istruzione, il futuro dei nostri figli è la base della crescita della nostra città. Ci spiegavi prima che se questo progetto andasse in porto l'unico accesso alla città sarebbe un budello stretto dove, appunto, facevi riferimento ai mezzi pubblici, nemmeno un autobus potrebbe passare. Certo, hanno difficoltà i nostri scuolabus a volte a fare manovra, perché questa è l'arteria che porta molti genitori la mattina con le macchine e con altri mezzi a scuola per lasciare e riprendere i figli. Immaginate voi un autobus TUA, che è molto più grande di un mezzo scuolabus, transitare per 26 corse al giorno dentro via Staccioli. Chi conosce la zona sa benissimo, quindi una stradina che non consentirebbe assolutamente neppure il minimo di quello che loro suppongono. In apparenza c'è apertura da parte degli ingegneri di RFI alla variante dell'interporto, però voi non vi fidate. No, c'è da parte loro innanzitutto una specie di scoraggiamento, nel senso è come una squadretta di serie D che si allena con una squadra di serie A durante l'estate, no? Al 12°, 13° gol incominciano ad alzare le spalle, quindi non sapevano più come ribattere alle nostre osservazioni tutte pregnanti, tutte oggettivamente valide, e non sapevano più cosa dire, come a dire fermatevi perché ci state tritando. Qui ci troviamo nella zona in cui questi palazzi che ci sono qui verrebbero buttati giù. Tecnicamente che cosa accadrebbe qui, Barra? Ma secondo me questa è la strada che subiva la principale rivoluzione di tutte le modifiche che vanno fatte nel paese. Innanzitutto è una strada che è prevista senza uscita e resterà senza uscita. Ci saranno tutte le case demolite, quindi tutte quelle che vediamo adesso a bordo strada verranno demolite tutte, compresa una casa che non è inclusa nell'elenco delle case da espropriare, ma che effettivamente c'è perché manca solo l'accatastamento. E queste case, dallo studio che ho fatto io, dalle planimetrie che sono state fornite da RFI, cadranno perché qui verrà l'attraversamento pedonale in sostituzione del passaggio a livello. Appena dopo l'attraversamento pedonale verrà una strada di 7 metri, quindi corsie da 3,50 m l'uno, e poi verrà il secondo binario. In più credo che si sposterà anche leggermente la linea storica, perché in fondo a questa strada è previsto il nuovo ponte, quindi la ferrovia viaggerà su un nuovo ponte di cui è prevista la realizzazione. Quando hai insomma fatto queste osservazioni agli ingegneri, quali risposte hai ricevuto? Sì, in parte mi hanno confermato insomma le mie considerazioni. Ci siamo detti che ci saremmo seduti su un tavolo tecnico per riguardare la viabilità di Manoppello Scalo, perché non è accettabile quello che verrà fuori con la soppressione dei due passaggi livelli. Noi non abbiamo strade comunali che siano in grado di sopportare un aumento del traffico
conseguente all'abolizione e alla soppressione dei due passaggi a livello. Lo abbiamo detto ma lo ripetiamo, nessuno è contro questo progetto, anche l'amministrazione comunale di Manoppello è stata sempre molto chiara, no? Manoppello, l'amministrazione di Manoppello è stata sempre molto chiara e praticamente non vuole assolutamente ostacolare il progresso della viabilità veloce sul trasporto su rotaia. Non a caso è uscita questa variante denominata variante dei cittadini, dove praticamente il tracciato si aggancerebbe sulle linee dello scalo dell'interporto, lo scalo merci dell'interporto, costeggiando l'autostrada si ricongiungerebbe sul tracciato di Alanno e quindi Manoppello Scalo sarebbe praticamente libera da qualsiasi forma di isolamento. È una soluzione anche voluta dai cittadini e di conseguenza noi appoggiamo in pieno la variante dei cittadini per lo sviluppo del trasporto ferrato. Dunque, la cosiddetta variante dei cittadini come possibile concreta alternativa, tra l'altro ispirata ad un vecchio progetto proprio di RFI del 2007, sulla base del quale l'intero progetto, anche quello dell'80 che coinvolge San Giovanni Teatino, Chieti Scalo e Brecciarola e lotti successivi dall'anno a Scafa, potrebbe rappresentare un giusto compromesso tra la necessità dell'opera e le esigenze dei cittadini. Su questo ha le idee molto chiare il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, in prima linea in questo aspro confronto con i vertici di RFI. Tanto a che punto siamo con l'interlocuzione con RFI? Allora, con le interlocuzioni siamo abbastanza a buon punto, abbiamo già fatto un sopralluogo in data 3 marzo con i tecnici di RFI, un sopralluogo sui vari siti dove dovrebbe passare la ferrovia e anche dove vorremmo che invece si facesse la deviazione, la famosa oramai variante di cui si parla. Poi nel pomeriggio abbiamo fatto il primo dibattito pubblico proprio inerente a questa variante, abbiamo fatto un secondo dibattito pubblico il 10 sulla viabilità e quindi sulle trasformazioni viarie che inevitabilmente il progetto comporterà. Ovviamente mi preme sottolineare che stiamo parlando in questo momento del progetto L'81 e L'82 di questa velocizzazione della linea, quella che interessa per quanto riguarda Chieti, Brecciarola e i comuni di Manoppello, Alanno e Scafa, che verrà finanziato dal PNRR. Chieti è interessata anche da un altro progetto, da un altro lotto, sempre dello stesso progetto, che vede interessate le località di Chieti Scalo, San Martino e infine la cittadina di San Giovanni Teatino. Però questo progetto, questa parte del progetto viene finanziata con il fondo di coesione, quindi è tutt'altra cosa rispetto alla variante. E sull'80 anche qui ci sono proposte alternative che speriamo vengano accolte. Ma allora, noi ci siamo rivolti, anzi devo dire in primis il comune di San Giovanni Teatino, che era stato anche prima di Chieti interessato da questo progetto. A San Giovanni Teatino se ne parlava già da diversi mesi, perché in pratica mantenendo il progetto così com'è sarebbe per loro catastrofico, e quindi si sono rivolti ad un tecnico terzo esterno che lavora all'Università Gabriele D'Annunzio e a cui ci riferiremo molto probabilmente anche noi, perché è giusto che noi diamo delle indicazioni politiche, perché dobbiamo rispondere ai nostri concittadini, ma per la parte tecnica dobbiamo far interloquire chiaramente i tecnici a livello molto qualificato, e
chiediamo l'interramento, se non di tutta, ma di una gran parte di questa tratta, quindi che da Pescara, uscendo da Pescara, arriva a San Giovanni Teatino, da San Giovanni Teatino poi passi per San Martino, la Contrada San Martino e Chieti. Questo professore, questo tecnico universitario con cui abbiamo avuto un colloquio informale e che comunque ha detto di essere pronto a redigere il suo progetto in breve tempo perché lo aveva già studiato, in pratica ha detto che è una cosa che si può fare senza stravolgimenti né spese in più astronomiche che avrebbero potuto irretire chiaramente il RFI. Quindi speriamo che anche questa parte, certo, insomma, è una bella lotta. Stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can, but honestly, someone stop this train. Stop this train, ferma questo treno, canta John Mayer, ma qui nessuno vuole fermare il progresso e lo sviluppo viario in un collegamento fondamentale in termini economici tra la capitale, il suo sbocco naturale ad est e la cui importanza era già nota agli antichi romani. Ma come detto, il progetto messo in piedi dallo staff di ingegneri di RFI, lo ribadiamo, sarebbe assolutamente devastante. Vi spieghiamo meglio il perché. Tenete presente che se il progetto rimanesse così attraverserebbe due realtà fortemente antropizzate e urbanizzate come Brecciarola e Manoppello, dividendo queste cittadine in due senza possibilità di comunicazione se non attraverso sottopassaggi particolari tra l'una e l'altra parte. Verrebbero demoliti 26 edifici, 15 box e anche 8 opifici, 8 quindi fabbriche con 50 persone ciascuna, insomma una carneficina, chiamiamola così coloritamente. Qui ci troviamo in un punto cruciale di quello che dovrebbe essere il progetto di RFI. Ricorderete il signor Di Marco, lui insomma proprietario di questa palazzina con l'attività commerciale sotto. C'è il secondo casello, tra l'altro sarebbe anche vincolato dalla sovrintendenza, e dall'altra parte la palazzina della signora Blasioli. Facciamo il punto della situazione con Antonio Bianchi, presidente della Confer, di questo comitato di cittadini. Dicevamo, qui c'è un punto cruciale, ci spiegava anche Ermo, il cimitero, la scuola con la nuova rampa, si creerebbe una situazione a dir poco paradossale, no? Buonasera. Questo diventerà una strada senza uscita, in quanto il passaggio a livello verrà eliminato e verrà sostituito da un sottopasso pedonale che scenderà con un ascensore, non so a che livello, dalla parte nord del binario, per uscire con una rampa, con una rampa e con una gradinata alla parte sud, da questa parte, coinvolgendo naturalmente questo condominio che salterà, tenete conto che in questo condominio sono, se non sbaglio, 10 appartamenti e c'è un'attività commerciale. La viabilità alternativa alla chiusura del passaggio a livello sarà data tramite una demolizione di una cabina elettrica che è 100 metri più avanti, dove sarà creata in salita una rotonda con un braccio che devierà in senso parallelo alla ferrovia demolendo qualche abitazione per andare a sfociare in un sovrappasso, in un cavalcavia che scavalcherà la ferrovia andando a uscire nello spazio compreso fra un condominio e la nuovissima caserma dei carabinieri di Manoppello Scalo, tuttora da inaugurare. Un ingegnere di RFI ha detto, grosso modo, nell'ultimo dibattito pubblico,
che l'altezza di questo cavalcavia potrebbe essere al punto massimo dai 10 metri, intorno ai 10 metri sul binario, a decrescere verso la strada statale. Il che vuol dire che i condomini, subito a ridosso della linea ferroviaria, avranno una rampa discendente da una parte e ascendente dall'altra, che da 10 metri va a zero, e quindi 10 metri, teniamo conto che più o meno è un terzo piano. Non sarebbe strano se una mattina, aprendo una finestra di un terzo piano, di un secondo piano, una persona si trovasse un'automobile, un pullman, un tir davanti alla finestra di casa. Tenendo conto che una volta, per quanto ne so io, intorno alle zone militari c'era una zona di rispetto in cui per motivi di sicurezza non si poteva costruire oltre certi livelli. Adesso non conosco più, e me ne faccio ammenda, non conosco la normativa, ma mi sembra una ipotesi del tutto impraticabile. Lei parlava anche di ecomostriciattoli, diversi ecomostriciattoli in questo progetto, no? È una battuta che usiamo noi di Comfer. Esiste un ecomostro. Immaginate che questo dovrà passare in mezzo al paese. È un ecomostro che praticamente è dato dalla rampa che inizia con la rampa della stazione, circa 400-500 metri dopo, su piloni, incomincia a alzare in raddoppio sulla linea storica, poi passerà con una scavalca ferrovia, con un disassamento piano ambientale, dicono di RFI, della variante della Tiburtina, che verrà abbassata, di modo che la ferrovia passerà sopra la variante, sopra il ponte che attualmente c'è, mangerà un distributore e proseguirà su piloni fino alla stazione di Alanno, circa un paio di chilometri, 1,8-2 chilometri di lunghezza, il che costituisce, secondo me, un ecomostro, perché simile a un acquedotto romano, che dopo 2 anni però ancora resistono, attraverserà in senso perpendicolare, ortogonale, la Val Pescara per andare a sfociare alla stazione di Alanno, che, per cui chi viene da Popoli, chi viene verso Pescara o che da Pescara verso Popoli, a un certo punto si troverà davanti questo cavalcavia a chiudergli completamente il paesaggio. Esiste poi l'ecomostriciattolo, è una definizione che mi sono inventato io, che è esattamente, vedete anche i vigili del fuoco, che è esattamente quello che vi ho descritto, quel viadotto che scavalcherà la ferrovia e che costituirà l'unica via di collegamento articolata fra Manoppello Nord e Manoppello Sud. Da lì dovrebbero passare linee urbane, extraurbane, non si sa su che percorsi, non si sa in quali modalità, e tutto il traffico interveicolare fra le due parti di Manoppello che si verranno a creare valicando, consentendo di valicare la ferrovia, i pannelli fonoassorbenti che possono arrivare a 5 metri, 6 metri, 7 metri e che si estendono per un paio di chilometri, che costituiranno un novello muro di Berlino, un vallo adriano, un muro, le mura di Gerico, non lo so che cosa può essere. Nei recenti incontri l'ingegner Arduini, team leader dello staff di progettisti di RFI, si è detto pronto a valutare le varianti proposte, mostrandosi anche ottimista sul buon esito, ma i comitati non allentano comunque la presa fin quando non vedranno nero su bianco, ed intanto sono pronti a ricorrere, come suggerito dal senatore Luciano D'Alfonso, al comitato di valutazione di impatto ambientale, strumento di fronte al quale anche le posizioni più intransigenti, se mai ce ne fossero, viste le palesi criticità del progetto, dovranno arrendersi. Sì, a questo punto noi abbiamo detto, siccome abbiamo partecipato in modo civile, molto pacato e tollerante ad ogni occasione di dibattito pubblico, a un certo punto abbiamo capito che non c'era più verso di trovare una soluzione. Abbiamo raccolto al volo la proposta del Presidente della Commissione parlamentare Finanze, cioè il senatore D'Alfonso, e vogliamo andare direttamente alla presidenza del VIA. E da lì poi le cose cambieranno. Penso proprio di sì.